Si aprono le gabbie. Partiti i cavalli del premio Tudini 2019. Charlene Royale sgabbia per prima e prende subito l'iniziativa cercando lo steccato, cosa che succede dopo poche centinaia di metri. Buona la partenza anche di Gold Tail, poi di Bloody Love, con all'interno anche Zapel, The Conqueror, più all'esterno c'è Foot of King, Buonasera con la giuba rosa, ancora più all'esterno di tutti c'è la giuba blu che è quella di Zano Boni, poi i tre della San Paolo capeggiati da Noriak, che è quello riconoscibile senza bracciali, poi ci sono gli altri due che sono quelli con i bracciali, in particolare Robranov e Robiano. Harlem Shake lungo lo steccato insieme, anzi quello è Macho Wind, mentre Harlem Shake è quello più all'esterno di tutti. Con la gara che è entrata nel vivo, Charlene Royale è in vantaggio nei confronti di The Conqueror, Foot of King che in questo momento non ha lo spazio, Gold Tail che ci prova, Buonasera dall'esterno di tutti che in questo momento è in leggero vantaggio, le due femmine che se le stanno dando, all'esterno di tutti ci prova anche Robranov e Zano Boni con Charlene Royale che ha respinto il primo attacco di Buonasera. Trust You che si è messo sulle gambe, ci prova anche Foot of King senza spazio, Buonasera in leggero vantaggio, attaccata di nuovo da Foot of King con Charlene Royale, ma Buonasera fa l'impresa e vince il Tudini a 27 contro 1. Grossa sorpresa nello sprint con Mario Sanna che pennella la femmina di Pierluigi Giannotti per i colori della scuderia Cavalli da Corsa della famiglia Giannotti. 2 al primo posto, stiamo riapprezzando il grandissimo finale anche di Foot of King che è riuscita a catturare forse il secondo. Buono il finale anche di Trust You con il frontale che ci permette di apprezzare anche la vittoria di Buonasera, riuscita a colpire a una quota davvero molto alta. Bel duello con Charlene Royale, Foot of King ha corso alla grandissima non trovando mai da correre pulito, Trust You sicuramente al quarto posto, c'è solo da dirimere la controversia sul fatto di chi possa essere secondo o terzo, ma la vittoria è solo di una cavalla che vedete quadrata. Buonasera.